Albertosi, Albertosi, urni e pacchetti con pertini, rosato e cera, c'era un gol. Eccoci qua dalla nostra diretta olimpica, non perdiamo tempo perché lo sport vuole rapidità. Stiamo a parlare soprattutto di che cosa? Dell'importanza della panchina. Noi abbiamo qui due esemplari di questi panchinari straordinari. Ciao a tutti, grazie. Salve. Ma che bellezza vedere tanta armonia, vedere tanta compartecipazione. Ma voi andate sempre così d'accordo, avete sempre questa sintonia meravigliosa? No, inizia tu, dai. No. No, mi sembra più giusto che cominci tu. Ma dai, inizia tu su. Dopo io Matteo, ma aggiungo dopo. Sì, noi diciamo che il punto di forza della nostra squadra è proprio il sentirci uniti, senza un senso di competizione, giusto? Esatto, perché lo sport soprattutto è solidarietà, fare le cose uno per l'altro. È vero, ci vogliamo tantissimo bene, siamo come una piccola famiglia. Grande famiglia, volendo. Benissimo, sempre d'accordo con lui. E insomma, noi siamo in particolar modo molto molto uniti. Infatti sono stata felicissima quando il nostro panchinaro qui è stato scelto dall'allenatore dopo tantissime mie insistenze, e alla fine sono riuscita a farlo prendere in squadra. Scusa, ma veramente sono io che ti ho scelto? Sono io che ti ho suggerito all'allenatore? No, veramente non è andata proprio così, comunque lo stesso. No, ma lo stesso, stavo dicendo comunque che noi siamo veramente un gruppo unito, e anche per esempio durante gli allenamenti, duri allenamenti, Beppe davvero, e anche quando uno è molto meno talentuoso degli altri. Scusa, perché quando hai detto meno talentuosi mi hai guardato? No? Avrei detto meno talentuoso, e non talentuosi impara l'italiano, innanzitutto ignorante. Se c'è uno che deve imparare l'italiano, quella sei tu, perché non è stata neanche promossa. Ascolta, a parte che stai interrompendo la mia intervista, perché la stampa mi sta intervistando, tu stai veramente... Ma chi ti sta intervistando? Ma se arrivi sempre anche in ritardo agli allenamenti, dai. No, stai zitto, che l'altra volta ti ho coperto con l'allenatore, perché tra l'altro ti eri anche... Coperto tu, ma... Io, ma tu ti sei infrettato. Lo sappiamo tutti, per cui lasciamo stare, veramente. Senti, lascia perdere, che a parte l'italiano, non sai neanche di sport. Ascolta, ma dove è andata a finire? Non ti alleni un cavolo. Sì, ma dov'è la vostra... Ma quale solidarietà? Ma solidarietà cosa? Senti, ma per favore, allora... Guarda, sta anche ridendo, stanno ridendo. Ma, senti, se puoi riprendere la linea, che tra l'altro non gliel'hanno neanche me l'hanno mai data la linea. Ma va! Faccio il tuo lavoro. Ragazzi, io non so a questo punto che faccio, restituisco la linea allo studio. Ben collegati dal Pullman regia di Strabaldolo, dove per oggi si sta per disputare la finale dell'otto di coppia 4-2. Benissimo, attenzione, sono sulla linea di partenza, lo starter è pronto, come sono pronti i panchinari per entrare eventualmente se l'equipaggio dovesse avere bisogno di loro. Attendiamo lo starter, partiti! Voga, 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 pure te anche in panchina, voga, 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 attenzione, numero 7 deve entrare, sta perdendo il remo, metti il remo, voga, voga, 250 battiti al minuto, 277 battiti al minuto, voga, voga, cambio, è partito un'altra canoa dalla panchina, dai! Piaganoa, sta là dietro, ma che la trovi? E adesso mettete voga con remo, rema, rema così, dai, è uno, è due, è tre, non c'è più tempo per morire, amici, non c'è più tempo per morire, andiamocela, e abbiamo vinto, pensate, che figata, non i titolari, ma i panchinari, ma io voglio dire, sti panchinari, ma dai, te presi, ma se manco sono buoni i titolari, ma figuratevi i panchinari, ma te con quel remo, ma che ce fai? Usalo come uno spiatino, metteci una ciarciccia, almeno se mangiamo qualcosa, anzi, te rodo di più, mi è venuto pure fame, io a mangiare, grandissimi, ciao!